C'era una volta Sissi, una giovane principessa dagli occhioni azzurri. Sissi lavorava per una rubrica che si chiamava Eventi in chiacchiere, onde informare i sudditi campani, i cosiddetti suddisti, sugli eventi del weekend. Ma un losco figuro dal demoniaco pizzetto faceva di tutto per impedire a Sissi di lavorare in santa pace. Ma dai, era un simpatico modo per aprire la puntata. No, no, guarda che per una volta hai ragione. E poi la musica disneyana è perfetta, perché per la prima volta in Italia arriva a Napoli lo spettacolo itinerante che prende il nome dal canale televisivo più amato dai bambini, il Playhouse Disney Live. Al Pala Partenope non manca proprio nessuno. Winnie the Pooh, Topolino, Minnie, Paperino, Pluto. Divertimento assicurato per i più piccini, ma diciamola tutta, anche per i grandi. E sai che per l'occasione è stata allestita una pista d'atterraggio? Una pista d'atterraggio? E perché mai? Perché arriva col tappeto volante, Aladino, Luciano Rispoli. Va bene. Ed è un tripudio di appuntamenti dedicati al Natale. Strano. A Maiori, in provincia di Salerno, nella splendida costiera amalfitana, c'è tutto quello che si può desiderare per trascorrere delle belle feste. I giochi sotto l'albero, gli incontri letterari, i concerti nelle chiese, gli immancabili mercatini. E poi quest'anno c'è una grande novità, la pista di ghiaccio allestita sul porto. Oh, finalmente ho capito cosa devo regalarti a Natale. Che bello, i pattini da ghiaccio? No. Un presepe a grandezza naturale. E quando parli del Natale diventi una luminaria vivente. Puoi fare la stella cometa. Sì, vabbè. A proposito di stella cometa, sai che quest'anno passa anche su Capri. Nell'Isola Azzurra, infatti, la famosa piazzetta è decorata con uno scintillante albero di Natale. E poi rassegne di cinema, dibattiti, giochi per i bimbi e un giro dell'isola a bordo del trenino. E il sabato l'atmosfera diventa più calda, con il via al Capri in Tanga, uno stuolo di ballerine brasiliane. Ma che dici? Ma che dici? È Capri in Tango. Ballerini di tango argentino propongono stage per imparare tutti i segreti di questo ballo d'oltreoceano. Ma però... Domenica 19 dicembre si conclude l'autunno musicale di Caserta, una rassegna di musica colta che si è svolta in tutta la provincia di Terra di Lavoro. Ultimo appuntamento alle 19:30 al Palazzo Fazio di Capua per ascoltare Piano Festival, musiche di Chopin e Schumann. Schopenhauer, Schumacher, Schalpi. Questa è una mostra per veri appassionati. Al Museo Pan di Napoli c'è ROCK, un evento per raccontare linguaggi, miti e tecnologie di oltre 5 decenni di canzoni entrate nell'immaginario collettivo. Ci sono fotografie, gadget, manifesti d'epoca, strumenti musicali, vinili che riguardano i Beatles e non solo. Cioè sarà un'esperienza veramente esaltante. Già mi vedo sul prato con la tenda, la chitarra, gli tenuti abbracciati. Ok, l'abbiamo perso di nuovo. Peace and love.